Salve a tutti, siamo alla lezione numero 43, continuiamo a parlare di forme musicali. Oggi parleremo della sarabanda. Tra le danze più tipiche delle suite, la sarabanda spicca per il suo andamento grave e rappresentativo. Il ritmo è molto caratteristico e si sviluppa con semifrasi di due misure. Il tempo tra quarti, la semifrase è questa. Questo è il ritmo. La costruzione della prima parte, quindi, risulta semplice perché il modello ritmico, con qualche variante, si espone quattro volte e si arriva alla dominante o alla tonalità relativa in otto misure. La seconda parte potrebbe essere simmetrica, ma generalmente è più lunga, con un piccolo sviluppo modulante e una ripresa nel finale. L'esempio che segue ci mostra come il tema sia armonizzato nella prima parte con un basso cromatico discendente che muove dalla tonica alla dominante. Nella seconda parte lo stesso tema è armonizzato diversamente per le prime quattro misure, segue uno sviluppo e la ripresa. Ora eseguirò la sarabanda come è scritta, cioè con basso e soprano solamente. Il tempo è 3/2, tonalità mi minore. La sarabanda si presta ad essere fiorita con abbellimenti, ritardi, integrazioni armoniche, eccetera. Nel prossimo esercizio vedremo degli spunti e completeremo le fioriture. E alla prossima lezione.